Ci si gioca la semifinale tra Chelsea e Lugano, questa mattina ci si giocava il primato nel girone con l'1-1, il Chelsea uscito come primo del girone, il Lugano come miglior terza. E allora altra sfida nel pomeriggio per decidere invece chi va in semifinale. Chelsea che inizia meglio, prima con Kurt, poi con Ryan, ma guardate Crazy, strepitoso nella doppia deviazione, prima sul numero 9 poi sul numero 7 dei Blues. E allora prova a destarsi anche il Lugano con la palla per Violini, che impegna così Kurd, bravo a respingere proprio all'incrocio dei pali. Qui si addormenta Ilic, che poi si farà però ampiamente perdonare, traversa da parte di Kurt, altra possibilità qui con George, guardate cosa fa, strepitoso Crazy, aiutato sì anche dal palo ma ha avuto un istinto pazzesco. Poi ancora George con questa parata, forse una delle più semplici, anzi era Rice Alexander con la parata da parte di Crazy. Poi ancora il Lugano che qui perde un brutto pallone, allora ne approfitta il solito Kurt, che guardate imprime una traiettoria pazzesca al pallone che scavalca l'incolpevole Crazy e fa 1-0. Sembra essere ancora decisivo il gol del numero 9 dei Blues, che segna nella quarta partita consecutiva il suo quarto gol, una traiettoria imprendibile, scavalca totalmente Crazy e si infila in rete. Allora Kurd che ci riprova ancora una volta, guardate qui, e il pallone esce di nulla. Kurt sicuramente il migliore in campo dei suoi, non riesce però a raddoppiare. Ci prova ancora una volta il Chelsea in velocità con il pallone di Kurt, che va a sbattere sulla traversa e poi non c'è nessuno per il tap-in che poteva essere il gol del 2-0. Fortunato il Lugano che però ci crede, guardate qui l'1-2 di Bakvetila che lascia sul posto a Ciampong, così come Alexander Rice, segna l'1-1 ancora lui dopo la doppietta alla Juve, la gioia di Bakvetila. È un gol tra l'altro bellissimo, lascia sul posto a Ciampong e va a segnare. Poi Ryan che si fa leggere nei pensieri da Zecca, Kurt respinge Maslarov sulla linea, incredibile la sfortuna del Chelsea che ha provato in tutti i modi a segnare, gol che non è arrivato, ma guardate qui il gol arriva grazie a Ilic, calcia l'errore di Kurd e il Lugano va in semifinale grazie al gol di Ilic, 2-1 Lugano.